Allora, benvenuti da C5 Umbria per questa nuova telecronaca del Perugia Calcio 5. Oggi esame difficilissimo per gli uomini di Mariotti, che devono giocare contro la prima in classifica, l'Olympus Olgiata di Michael Montagna, vecchia conoscenza del nostro futsal, ex Cascina Orte. Andiamo immediatamente con la lettura delle formazioni. Il Perugia che si schiera con il numero 1 Oddone, il numero 2 Capotosti, il numero 4 Mecucci, il numero 6 Marcucci, il numero 7 Caraffini, il numero 8 Anselmo, il numero 9 Mazzoli, il numero 11 Volpi, il numero 12 Mirko Fiorucci, il numero 13 Vittori, il numero 14 Bei, il numero 15 Ragnacci, logicamente l'allenatore mister Federico Mariotti, che oggi dovrà fare a meno di Del Citerna, di Ciafardini. Due assenze importantissime. Olympus che si schiera con il numero 10 Canfoda, il numero 2 Garzia, il numero 14 Montagna, il numero 39 Stefanoni, il numero 8 Cittadini, il numero 9 Colaceci, il numero 6 Del Ferraro, il numero 11 Cutrupi, il numero 15 Marchetti, il numero 7 Velasquez, il numero 23 Ugnerani, il numero 1 De Paola. L'allenatore logicamente è l'allenatore Fabrizio Ranieri. Ed è il Perugia a toccare il primo pallone del match. Caraffini per Capotosti. E allora si ritorna il tiro e ancora la parata di Fiorucci sul tiro di Del Ferraro. Del Ferraro il tiro, miracolo ancora di Mirko Fiorucci. Cosa fare con il pallone? Adesso l'ha controllata male, Montagna può ripartire. Del Ferraro, che eccolo qui, Bei, riparte Caraffini come un treno, in aggancio, Bei! C'è il gol di Bei, 1-0 Perugia, a sorpresa, passa in vantaggio con Bei, l'avevamo chiamata. Ed eccolo qua Bei, tutti in piedi e applausi per Bei. Ed eccolo qua, 1-0 Perugia, gran gol di Bei. Pallone per il numero 2 Garzia. Montagna ferma, forse meglio l'arbitro di linea vicino le due panchine fino a questo momento. Comunque punizione con la Ceci, tiro di gol, Ceci, il gol. Pareggio dell'Olympus Olgiata, non perfetto Fiorucci, è una novità questa, ma fatto sta che l'Olympus Olgiata pareggia l'incontro 1-1. 2014. E al Caraffini numero, se ne va su Montagna, Caraffini, palla di lato, ma che numero è stato da Marchetti e da Garzia. Attenzione Caraffini, trova Anselmo, palo di Anselmo, De Paola battuto, palo di Anselmo, ancora Del Ferraro, Velasquez e Del Ferraro si mangia un gol gigante, ma che errore di impostazione sulla difesa, se l'erano perso completamente. Fortuna Del Ferraro, ha deciso di graziare oggi il Perugia. Oh. Finisce qua il primo tempo, 1-1 tra Perugia e Olympus Olgiata. Sinceramente i punti di differenza fino adesso non si sono visti. Bella partita, veramente equilibrata, ci vediamo per il secondo tempo. E il numero 2 Garzia, eccolo qua, Velasquez subito in possesso di palla, Cittadini. Del Ferraro, Garzia, subito il giro palla, riparte a mille l'Olympus, vuole fare la capolista e viene subito atterrata però da Faliero Volpi. Calcio di punizione Olympus Olgiata. Fini, palla per Bei, l'uscita pressing, poi è Capotosti, gira ancora il Perugia, attenzione va un po' in difficoltà, Capotosti perde il pallone e poi la recupera Faliero Volpi, ancora però non si esce. Attenzione, palla per Garzia, si chiede il rigore ma non c'è, non viene fischiato, non viene fischiato. Palla lunga a Michael Montagna, la blocca egregiamente Michael Montagna, ma fa ripartire il Perugia. Caraffini trova il pertugio giusto, Caraffini, c'è il gol di Caraffini, euro gol di Caraffini, che
la palla a Montagna, la mette sotto il set, Perugia in vantaggio, 2-1 Perugia. Omar. Sì, un grandissimo Caraffini che già nel primo tempo ha cercato queste percussioni, oggi veramente anche lui in stato di grazia se n'è andato, l'ha messa sotto il set, non c'è stato niente da fare per De Paola, grandissimo Perugia. E quindi Daniele Caraffini parte in vantaggio il Perugia al 14:31 sul cronometro. Olympus che comunque nella fase difensiva, eccolo ancora Anselmo, è ancora braccato troppo lento il numero 8 del Perugia nella fase conclusiva, e allora riparte Capotosti, ci arriva, vorrebbe mangiarselo il pallone, Marchetti si gioca, Garcia, Montagna, Montagna prova, Marchetti libera tutto e gol. Gioco di gambe di Marchetti e pareggio dell'Olimpo Solgiata. Bella giocata però, pareggio dell'Olympus. Vanificato. Poi è Garcia, cerca la collaborazione, attenzione, pericolo. Ecco la Ceci. Mette in rete il 3-2, non pulitissimo l'intervento di Mirko Fiorucci. 3-2 dell'Olympus Solgiata. Ma bella girata comunque di Colaceci che trova il gol del 3-2. Il Perugia deve rimboccarsi un po' le maniche e ripartire. Break terribile dell'Olympus Solgiata che ribalta completamente il risultato qui al Palapellini. Riparte intanto. Calcio di punizione, potrebbe essere pericoloso. Capotosti. Capotosti De Paola ci mette una pezza. Attenzione, Bey si fa anticipare. Attenzione, Bey, miracolo di De Paola che leva una palla che era già entrata, incredibile miracolo di De Paola, ma che parata ragazzi, che parata ragazzi, la palla era praticamente entrata, 27 alla conclusione, De Paola ha smorzato un po' gli entusiasmi con questa grande parata, Faliero Volpi, attenzione si fa anticipare Volpi, palla per Del Ferraro che lascia in vita il Perugia a 23 dalla fine questa partita. Capotosti, Caraffini, 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 palla in mezzo deviata, Faliero Volpi per Capotosti, allunga per Anselmo, palla lunga e probabilmente finisce qua, attenzione, Capotosti per poco sfiora il miracolo, finisce qua però l'Olympus Solgiata sta esultando come una finale nazionale, il Perugia ha fatto una partitona ma esce sconfitto da questo big match contro la prima in classifica, ricordiamolo. Allora dal Palapellini è tutto, Olympus Solgiata 3 Perugia 2, un saluto da Simone Ottone, da Omar Barberi. Allora, siamo con Gianluca De Angelis alla fine di questa partita col tra Loggiata che ha vinto al Palapellino del Perugia, ma quanta sofferenza. Sì, assolutamente vero, e ci avete veramente messo in difficoltà, nonostante pensavamo con molta onestà che la partita la potessimo risolvere più facilmente, però il campo ha detto un'altra cosa e rinnovo i complimenti, veramente. Questi tre punti comunque sia fondamentali per la classifica, per mantenere a distanza la Maran. Diciamo che alla luce dei risultati oggi siamo tornati a più 6, perché a quanto mi dicono ha perso sia il Ciampino che il Maran, quindi di conseguenza siamo tornati al momento a più 6. Quindi vittoria doppiamente importante. Assolutamente, assolutamente una vittoria credo che quasi fondamentale per il proseguo, perché oggi era una partita molto delicata, si ricominciava dopo le feste, c'erano tutti gli ingredienti per stare allerta e insomma credo che abbiamo risposto anche noi sul campo, sì, una volta. Sì, effettivamente la squadra accolta anche, detto anche in fase di commento, forse anche un po' dall'orgoglio dal gol del 2-1 nel momento in cui l'Olimpo si giocava, ma forse ancora non aveva trovato proprio bene il bando della matassa, ma a un certo punto proprio la reazione secca di orgoglio che ha fatto fare quella doppietta. Guarda, non aggiungo altro, hai detto l'esatta dinamica di quello che è accaduto.
questi sono punti importanti. Quando si vincono queste partite di solito è un segno. È un segno, è un segnale, anche se mi potete, se potete capire un attimo anche un po' la nostra situazione che stiamo vivendo. È un segnale perché noi le partite le stiamo vincendo sul campo, e complimenti al mister, ai giocatori che veramente stanno dando qualcosa di fantastico, e non ce lo può togliere nessuno questo, nessun giudice, nessun reclamo. Ok, grazie. Prego. Allora, siamo con Federico Mariotti, è finita da poco questa stupenda partita, il Perugia ci ha fatto una grande prestazione. E a momenti all'ultimo ci ha dovuto mettere le mani di Paola per salvare la palla sotto il set di Bay. No, mi dispiace moltissimo per i ragazzi perché hanno fatto una prestazione sopra le righe, nonostante abbiamo difficoltà numeriche enormi. Però giochiamo, secondo me giochiamo un buon calcio a 5, abbiamo gente che si impegna tantissimo durante la settimana e sinceramente non portano punti, ma ricevere i complimenti da loro e che hanno visto questa squadra rispetto al girone d'andata molto cambiata, molto maturata e sicuramente migliore, per me che sono allenatore, soprattutto per i ragazzi, fa comunque piacere. Chiudiamo questa parentesi, abbiamo dato da filo da torcere alla prima in classifica, andremo sabato a Spoleto contro la Maran, cercheremo anche lì di fare il possibile, pur avendo Caraffini squalificato, quindi un altro giocatore in meno, però proveremo a fare il massimo e cercheremo di ottenere quello che il campo dirà poi alla fine della partita. Effettivamente sembra che più siete in difficoltà, più i giocatori aumentano il proprio livello, aumentano le proprie prestazioni. Beh, i ragazzi devono responsabilizzare. Merito anche tu questo. No, vabbè, al di là è normale, io sono l'allenatore, la società mi chiede questo ed è giusto che mi chieda questo. Io ai giocatori cerco di dire che devono responsabilizzarsi quanto più possibile. A volte mi arrabbio con loro durante la partita perché vedo che si abituano a fare il compitino, invece io da loro pretendo. So che magari a volte pretendo cose anche che non gli appartengono, però facciamo la Serie B, non possiamo limitarci al passaggetto, ci sono giocatori che stanno crescendo tantissimo, giocatori che lo scorso anno praticamente non giocavano mai e quest'anno giocano e giocano da protagonisti, quindi anche questa è una soddisfazione. Quindi questo è un buon viatico nella corsa per la salvezza, come sia un Perugia così in buone condizioni, quando riuscirete a riessere finalmente tutti contro squadre che sulla carta sono alla vostra portata, ma anche oggi con l'Olimpos avete fatto un'ottima figura, dovrebbero arrivare quei famosi punti che daranno la salvezza matematica. Speriamo di arrivarci prima possibile a fare qualche punto per stare più tranquilli, anche se tutto sommato rispetto alla classifica siamo abbastanza tranquilli, però cercheremo insomma quanto prima di mettere in difficoltà altri avversari come fatto oggi, raccogliere dei punti che poi ci permettano anche di giocare con quella tranquillità che oltre diciamo all'aspetto tecnico e tattico ti permette sicuramente di rischiare qualcosa in più e magari di fare ancora meglio di quanto già stiamo facendo. Ok, grazie.